Continuano le ottime offerte promozionali all'Ottica Melina. A soli 50 euro occhiale da vista completo, fino a 100 euro la rottamazione del vecchio occhiale e a soli 170 euro occhiale progressivo. E se non ti abitui, ti regaliamo sia le lenti da lontano sia quelle da vicino. In omaggio avrai inoltre o la montatura o le lenti. Vieni a trovarci, troveremo la soluzione più adatta a te. Ottica Melina la puoi trovare in Piazza Serravalle numero 5, Catanzaro. Ottica Melina è rivenditore autorizzato Lenti Transition. Andranno a mangiare e a dormire a casa loro, perché ci hanno portato all'osso proprio. Siamo senza stipendi, siamo andati a lavorare e non siamo raccomandati da nessuno, perché ci stiamo facendo un culo così al lavoro, senza essere pagati. E mi riferisco a un giornalista da strapazzo che dice sempre stronzate. Non siamo raccomandati, stiamo andando a lavorare senza stipendio. E ci stiamo facendo un sedere così. E di prepararsi i politici che ci stanno alla regione, Scopelliti, Salerno e tutti gli altri, che andiamo tutti a casa loro. E il rettore, anche lui di prepararsi. 170 persone andranno a casa loro a mangiare e dormire. Noi ci auguriamo, anzi speriamo, che non avvenga da questo tavolo la soluzione tampone, cioè che trovano 10 posti letto per un hospice. Il problema è reale, perché comunque su 270 dipendenti si salverebbero 70 dipendenti, quindi il personale in esubero che fine fa? Noi ci rivolgiamo comunque a tutta la classe politica, anche a tutti i consiglieri regionali, perché presso il nostro centro oncologico transitano pazienti non solo della regione Calabria ma anche fuori regione. E vorrei far capire anche alle istituzioni che l'indebolimento della campanella potrebbe avere, avrà sicuramente ripercussioni sull'azienda Mater Domini e sull'università. Gli studenti, i ragazzi che sono iscritti alle scienze infermieristiche, dove verrà fatta la specialistica? Quindi dovrebbe essere un patrimonio tutela di tutta la regione Calabria. E ci tengo a precisare che la fondazione, essendo ente di diritto privato, poteva fare assunzioni anche con chiamata diretta, e che finissero questi giornalisti, come hanno detto anche prima alcuni dipendenti, di definirci gente raccomandata o mostro giuridico. La fondazione dà prestazioni di eccellenza. Non vorrei capire perché poi tutti i nostri politici mandano i pazienti da noi. Se un centro che non funziona, non dovrebbero mandare nessuno. Incrociamo le dita sulla giornata di oggi e sperando che non sia il solito tavolo interlocutorio e formale.